americana futuristica 100% elettrica. Ciao a tutti amici di autoprove.it e benvenuti alla prova su strada della nuovissima e top di gamma Tesla Model 3 Long Range Dual Motor. Avviciniamoci per conoscerla meglio. Ed eccola qui la nuovissima Tesla Model 3 2024, qui nella versione top di gamma Long Range Dual Motor. Uno sguardo intanto alle dimensioni: larga 1,85 m, lunga 4,72 m, alta 1,44 m, con un generoso passo di 2,90 m. Non passa inosservata la versione 2024, cambiano radicalmente i fari anteriori. Adesso sono full LED con tecnologia Matrix, cambia radicalmente anche il paraurti anteriore, il tutto a migliorare la resistenza aerodinamica. Il coefficiente scende a 0,21, un dato veramente interessante. Poi che dire di questi cerchi? In questo caso sono quelli da 18 pollici, secondo me una scelta molto sensata. Con questa protezione in plastica dietro abbiamo il cerchio vero e proprio, ci aiutano tanto a ridurre i consumi con queste gomme Michelin studiate apposta in collaborazione con Tesla. Devo dire, questo Total Black dona alla Model 3 2024 un aspetto veramente futuristico. Peraltro questo è un colore che non si paga, molto molto bello. La linea di cintura, vedete, tende a salire verso il retro, il tetto scende a disegnare un look coupé. Il dettaglio delle maniglie porta scomparsa sia davanti che dietro, dietro dove abbiamo un'innovazione molto molto importante che arriva dal design dei fanali, adesso a valorizzare lo sviluppo orizzontale della vettura, lettering Tesla, quello spoilerino posteriore che abbraccia perfettamente il lunotto, estremamente spiovente. Sotto non abbiamo chiaramente lo scarico, né scarico vero né scarico finto, è una 100% elettrica. Abbiamo un bel estrattore con una chicca, perché qui dove ci sono questi catari frangenti abbiamo poi delle luci che vanno a replicare i fanali posteriori, sia come posizione sia come freccia direzionale. Sono utilissime quando ad esempio il baule è aperto. L'ingresso è keyless, quindi basta tenere la chiave o lo smartphone in tasca per accedere all'interno dell'abitacolo dell'auto. Ed eccolo qui l'abitacolo della nuovissima Tesla Model 3 2024. Ingresso keyless, quindi con la tessera o con lo smartphone basta semplicemente poggiare la carta in posizione e l'auto è pronta a partire. Vi voglio far dare subito uno sguardo al livello elevatissimo delle finiture di questo abitacolo. Tesla ha ricevuto i commenti, li ha trasformati e tradotti in una Model 3 che presenta un livello di attenzione al dettaglio molto molto elevato. Plastiche tutte morbide, ben assemblate, finitura soft touch anche a livello della plancia, sparisce quella finitura in legno che, dico la verità, non ho mai apprezzato. Compare questa barra luminosa che avvolge tutto l'interno dell'auto, quindi davanti e raggiunge anche i pannelli porta posteriori. Molto molto bello il nuovo volante semplificato, multifunzionale. La cucitura si nasconde qua dietro e, dico la verità, forse è una soluzione che non ho apprezzato moltissimo. Spariscono tantissimi comandi fisici, fra cui il selettore per la marcia. Tutto ora è inglobato all'interno del sistema di infotainment centrale, con i suoi 15,4 pollici domina la plancia, anche perché nonostante i numerosi rumors non è arrivato lì uno schermino dedicato al quadro strumenti digitale. Volante veramente comodo, buona l'impugnatura, buona la presa, noterete ci sono
alcuni comandi. A sinistra andiamo a gestire le frecce direzionali, vedete, inserendo la freccia direzionale si attiva peraltro lì la videocamera corrispondente. Abbiamo qui il selettore per quanto riguarda gli abbaglianti, il rotore che ci permette la gestione di tante funzioni, tra cui ovviamente i media. Lato destro invece gestiamo il sistema di telecamere a 360 gradi, pensate, ce ne sono ben 7 fra esterno ed interno abitacolo. Il Tergi, che peraltro presenta una soluzione per evitare il congelamento, e qui il comando vocale utilissimo attraverso il quale andiamo a gestire tutte le funzioni dell'auto. Quindi grande pulizia, spariscono tantissimi comandi fisici, il cuore pulsante dell'auto diventa ancora di più il sistema di infotainment centrale. 15,4 pollici, esagerato nelle dimensioni, molto molto comodo perché l'interfaccia è stata comunque snellita a permetterci una perfetta interazione con l'auto. Intanto vedete, in questa paginata abbiamo a sinistra la vettura, basta ruotarla per accedere a tutte le funzioni. Possiamo ad esempio aprire il baule anteriore e posteriore, bloccare la vettura o aprire lo sportellino per la ricarica. Qui di lato, ben in vista lato conducente, quindi abbiamo le info, sappiamo se l'auto si trova in parcheggio, si trova in drive. Ora, essendo sparito il selettore laterale, inseriamo, vedete, semplicemente facendo swipe qui, la marcia in avanti, la marcia indietro oppure in park. Basta poi aprire lo sportello lato conducente, l'auto automaticamente va in park. Devo dire, una soluzione che trovo non propriamente intuitiva, avrei preferito comunque, se non avere il selettore, comunque avere dei tasti fisici all'interno dell'abitacolo. Da qui gestiamo ovviamente anche le varie funzioni, quindi legate alle luci della vettura, vedete, basta selezionare per far comparire qua sotto il menu dedicato alle luci. Chiaramente qui abbiamo anche i nuovi fari anteriori full LED con tecnologia Matrix. Eccomi allora al volante della nuovissima Tesla Model 3 per raccontarvi come va su strada la versione top di gamma, quindi Long Range Dual Motor. Voglio partire intanto dal tema dimensioni, perché questa è un'auto dalle dimensioni effettivamente generose. Stiamo parlando di una vettura larga 1,85 m, lunga 4,72 m, alta 1,44 m, con un generoso passo di 2,90 m. Quindi le dimensioni esterne di Tesla Model 3 sono effettivamente importanti se comparate a quella che è la generale situazione dinamica delle strade italiane. Parlando di questa vettura, beh, non posso che partire dai dati tecnici, che sono veramente esagerati per questa top di gamma a trazione integrale. 498 cavalli di potenza, significa avere a che fare con una vera e propria sportiva, quindi non sarà la Model 3 Performance, non sarà la futuribile Plaid, ma questa Model 3 Dual Motor è veramente veloce e affilata, con un pacco batterie generoso da 75 kWh montato a livello del pianale, ci permette di avere effettivamente un'autonomia molto molto importante. L'auto ha a che fare comunque con un peso significativo, questa versione appunto potenziata top di gamma con due motori chiaramente pesa di più di quella a trazione esclusivamente posteriore, siamo a circa 1828 kg di peso. Non sono pochissimi, però vi dico, la sensazione è quella di avere a che fare con un'auto estremamente ottimizzata, che minimizza il peso, lo mette da parte e pone al centro un'esperienza di guida che secondo me, rispetto alla Model 3 pre-restyling, è effettivamente migliorata tantissimo. Voglio partire da un grande miglioramento, a mio giudizio il volante è stato veramente perfezionato, non solo a livello estetico perché è evidentemente diverso, ma a livello di risposta. Noi peraltro dal tablet centrale possiamo andare a scegliere non solo l'inclinazione dello sterzo, ma evidentemente anche la sua risposta, e devo dire che uno sterzo estremamente preciso ci permette di direzionare al meglio l'auto, e questo migliora tantissimo l'esperienza di guida anche sui tornanti più stretti di una strada di montagna. Grande lavoro poi anche a livello di sospensioni, che sono state ottimizzate, quadrilatero davanti, multilink dietro, l'auto assorbe molto molto bene anche le buche più profonde. Il risultato
è questa cosa qua, cioè non è soltanto l'accelerazione 0-100 a stupire, la progressione sicuramente entusiasma, ma la possibilità di gestire tutta questa potenza in sicurezza e comfort massimi è sicuramente una espressione di questa nuova Tesla Model 3. Quindi io non parlerei di restyling, parlerei effettivamente di nuova Tesla Model 3, perché è stato fatto veramente un grandissimo lavoro, anche perché in questo caso è stata fatta una scelta sensata, quindi non i cerchi da 19, un bel cerchio da 18 pollici, la spalla è quella giusta, lo pneumatico è firmato Michelin e studiato apposta con Tesla, quindi la risposta è veramente molto molto positiva. Parlando di dinamica di guida, beh, allora non siamo ai 600 qualcosa chilometri dichiarati nel ciclo WLTP da Tesla, però effettivamente l'autonomia dell'auto supera, può superare i 500 chilometri. Nel mio test sono stato a circa 500 chilometri veri nel circuito misto, quindi urbano, extraurbano e evidentemente autostrada, dove l'auto va un po' più a soffrire a 130. Chiaramente non possiamo sfruttare la frenata rigenerativa, non possiamo quindi immagazzinare energia in altro modo, quindi evidentemente la media consumi tende a salire. Però il dato che sono riuscito a portare a casa è molto molto positivo, perché sono riuscito a stare intorno ai 16-17 kWh su 100 km e penso veramente che con qualche attenzione in più sul pedale dell'acceleratore si possa fare facilmente di meglio. In generale questa è un'auto che nasce con il viaggio nel sangue, e questo perché è un'auto comunque ottimizzata anche in termini di tempistiche di ricarica. Quindi carichiamo in corrente alternata a 11 kW, in corrente continua, quindi all'infrastruttura Tesla Supercharger, riusciamo a caricare fino a 250 kW. Questo significa aggiungere più o meno 280 km di autonomia in soli 15 minuti. Quindi l'auto veramente si adatta molto molto bene allo scenario del viaggio, e lo fa grazie appunto all'ottimizzazione non solo del pacco batterie, ma poi di quella che è l'infrastruttura di ricarica dedicata che Tesla ha sviluppato anche in Italia, e che ci permette effettivamente di portare l'auto anche sulle lunghe percorrenze. Quindi ottima la risposta in termini di guida, ottima la risposta anche in termini di consumi. Devo dire che l'esperienza di guida è stata migliorata tantissimo, complice anche il lavoro che è stato fatto a livello di insonorizzazione, perché adesso abbiamo i doppi vetri su tutta la vettura, e questo ci permette di avere un abitacolo estremamente silenzioso. Sono stati fatti poi degli accorgimenti anche a livello di coefficiente aerodinamico, scendiamo a 0,21 di CX, quindi l'auto veramente è una sorta di missile terra-aria su quattro gomme, quindi si guida molto molto bene. Bene, devo dire, c'è però un tema dimensioni, e questo insomma fa parte un po' delle regole del gioco, perché comunque questa è un'auto dalle dimensioni importanti, quindi attenzione agli angoli ciechi, sia davanti che dietro ci aiuta il sistema di telecamere, però insomma vi dirò dopo, ci sono alcune cose che effettivamente non mi hanno convinto. Parlando di telecamere significa anche poi parlare di tecnologie, perché ce ne sono tantissime. È possibile poi scegliere per circa 7000 euro un autopilot potenziato, però in generale noi abbiamo una guida autonoma di secondo livello che lavora molto molto bene, quindi c'è il cruise control adattivo, la frenata automatica d'emergenza con riconoscimento pedoni ciclisti, blind spot con un LED che si trova a livello della cassa audio interna, che ci avvisa quindi della presenza di veicoli o motoveicoli in avvicinamento laterale, riconoscimento dei segnali stradali con alert, purtroppo dico anche sonoro, dell'ultimo limite. Insomma veramente la tecnologia è tantissima, molto molto fruibile, anche perché l'auto grazie a 7 telecamere va a monitorare con la sua tecnologia Tesla Vision tutto quello che succede in tempo reale, ci restituisce questa futuristica, vedete, immagine non solo dei veicoli, riconosce le moto, riconosce appunto i veicoli commerciali, i camion, insomma l'informazione è precisa in tempo reale. Quindi grande applauso alla tecnologia, che peraltro insomma si abbina ad un ottimo sistema di infotainment connesso in rete, quindi aggiornamenti in tempo reale, tanta tecnologia, tante informazioni. Devo
devo dire l'utilizzabilità è stata ulteriormente migliorata, sembra di avere a che fare con un super tablet perché è veramente molto molto preciso in tutti gli input che gli andiamo a dare. Parlando di prezzi, quanto costa la nuova Tesla Model 3? Attacchiamo a circa 42.000 euro per la versione a trazione posteriore con pacco batterie standard, saliamo praticamente a poco meno ma di 50.000 euro nel caso di questa versione, quindi long range dual motor. Poi ci sono degli accessori che si possono portare a bordo dell'auto, quindi ad esempio scegliere il cerchio da 19 pollici, scegliere il gancio traino oppure scegliere un colore esterno diverso, però questo nero o il bianco, entrambi gratuiti, ve li consiglio perché hanno un'ottima riuscita. Prima di tornare a mostrarvi altri dettagli dall'abitacolo di questa nuova Tesla Model 3, ci tengo però a parlarvi delle cose che mi sono piaciute e che non mi sono piaciute dalla prova su strada. Sicuramente a convincermi il design, devo dire, questa nuova generazione affilata, incattivita sia davanti che dietro, ha elevato anche tantissimo il livello della qualità all'interno dell'abitacolo. Ci sono piccole sbavature a livello di pannelli, però effettivamente l'auto ha un livello molto molto importante, si vede che Tesla sta facendo passi da gigante anche sotto questo punto di vista, complice la nuova Gigafactory di Berlino. Quindi il design, ma sicuramente la motorizzazione. Questa dual motor ha una batteria giustissima, 75 kWh, un'autonomia sensata, perché io senza sforzi vi dico ho portato a casa 500 km veri, e considerate che in autostrada effettivamente la vettura elettrica tende a soffrire, quindi non è un dato da poco. Motorizzazione, ma anche poi brillantezza generale, perché qui abbiamo a che fare con una vera e propria sportiva. Considerate che acceleriamo nello 0-100 in 4,4 secondi. È vero, Tesla ha deciso di ridurre la velocità massima a 201 km orari, però l'auto è veramente bella bella reattiva. Vi faccio vedere, ha una progressione veramente notevole, quindi sicuramente il design, quindi sicuramente la motorizzazione, ma devo dire le tecnologie fanno veramente comodo. A bordo di quest'auto abbiamo una guida autonoma di secondo livello, abbiamo un sistema di infotainment centrale che è spettacolare grazie al modulo dati di bordo. Vengo invece alle cose che non mi hanno convinto. Allora, sicuramente capisco la scelta di semplificare l'abitacolo, di ridurre i comandi fisici, però effettivamente fatico ad entrare nell'ordine di idee di non avere ad esempio il selettore per andare su drive, andare su retro. Questo effettivamente l'avrei mantenuto, come avrei mantenuto, perché no, un selettore per la gestione degli specchietti e del volante. Sono quei piccoli accorgimenti che vado a fare ogni volta che salgo in auto e che avrei preferito continuare a gestire a livello fisico. Quindi bene la semplificazione, bene il minimalismo, però questa cosa l'avrei tenuta ferma. Tra le cose che non mi hanno effettivamente convinto c'è poi l'aver eliminato i sensori di parcheggio fisici. Adesso l'auto fa tutto grazie al sistema Tesla Vision, grazie alle sue telecamere perimetrali, però devo dire che effettivamente le cose non vanno sempre bene, perché quando l'auto ci esprime in centimetri addirittura la distanza dai veicoli o dagli ostacoli che circondano la vettura, è effettivamente una distanza così randomica, non esattamente precisa, quindi attenzione massima mi raccomando quando fate manovra, perché effettivamente vedrete visualizzata una distanza che però non corrisponde all'effettiva realtà dei fatti. Potreste essere veramente molto vicini o molto distanti dall'ostacolo e non saperlo, quindi occhio a questo dettaglio. La navigazione la vedete sempre a portata di mano, è una navigazione connessa, una navigazione fluida. Possiamo quindi programmare il nostro viaggio evidentemente anche in funzione delle ricariche, quindi l'auto pianificherà permettendoci un accesso rapido alla rete dei Tesla Supercharger, che a livello mondiale sono diventati 50.000. quindi basta inserire la destinazione, possiamo richiamare le destinazioni recenti, i nostri preferiti, possiamo evidentemente poi
impostare la navigazione con il comando vocale. Comando vocale che ci permette di gestire tante altre funzioni, fra cui evidentemente anche il clima. Vi faccio vedere come la vettura presenti poi qua sotto una serie di scorciatoie che ci permettono di accedere ad alcune funzioni importanti, quindi i media, evidentemente qua c'è Spotify, ma abbiamo tante altre funzioni, Apple Music, la radio digitale, il Bluetooth per collegare il nostro smartphone all'auto e quindi avere il mirroring Apple CarPlay e Android Auto. Però devo dire, uno Spotify nativo presente all'interno del sistema di infotainment che funziona grazie al modulo dati di bordo è una grandissima comodità. Qua sotto gestiamo le chiamate, poi abbiamo l'info per quanto riguarda la nostra media consumi, vedete poi ci sono tutte le varie voci che concorrono a definire il consumo complessivo dell'auto. C'è un dettaglio veramente notevole, questa schermata secondo me è utilissima anche per migliorare il nostro approccio alla guida e sapere effettivamente come fare per guadagnare qualche chilometro in più di autonomia. Qui poi c'è il macro menu generale attraverso il quale, vedete, possiamo richiamare comodamente il climatizzatore, che comunque è sempre presente qui, e possiamo andare ad allargare climatizzatore, che comodissimo, un bel clima trizona, quindi sia davanti che dietro si sceglie la propria temperatura. Tutto, vedete, può essere anche ridotto con la possibilità di avere sempre il comando a portata di mano. Abbiamo evidentemente il sistema di telecamere a 360 gradi, abbiamo tante altre applicazioni che sono veramente molto utili, il calendario, zoom, perché si possono fare delle vere e proprie video call a bordo dell'auto grazie alla videocamera interna, e poi la modalità teatro, che è veramente scenografica, perché qui abbiamo Netflix, Disney Plus, ma anche Twitch e YouTube per divertirci in auto e, perché no, trascorrere il tempo alla stazione di ricarica in maniera più divertente. Ci sono poi tantissimi giochi che possiamo scaricare e installare all'interno della vettura. Insomma, il sistema di infotainment di Tesla Model 3 ci permette di accedere a tantissime funzioni. Non manca evidentemente il browser per la navigazione online, tutto funziona grazie al modulo dati di bordo. Ma quello che vi faccio notare è la fluidità, la velocità con la quale possiamo intervenire su tutte le funzioni dell'auto. Eccolo qua, il blog di autoprove.it, navigabile come da desktop, veramente passi da gigante per il software di casa Tesla. Abbiamo poi qui tutti gli altri comandi. Insomma, il sistema di infotainment è spaziale, e poi vedete in alto presenta una serie di ulteriori sottomenu, quindi possiamo ad esempio disattivare l'airbag lato passeggero anteriore o comunque intervenire sul setting di tutte le singole funzioni dell'auto, quindi intervenire ad esempio sugli specchietti esterni, perché adesso non c'è più il tasto dedicato e quindi gestiamo gli specchietti dall'infotainment centrale. Possiamo intervenire sul piantone dello sterzo, quindi alzare e abbassare il piantone dello sterzo qui dal volante. Tutto è a portata di mano, gestire evidentemente anche la reazione dell'auto rispetto ad accelerazione, sterzata, comunque impostare la ricarica, gestire le luci sia interne che esterne, tra cui anche la bellissima barra luminosa LED. Possiamo qui, vedete, impostare il colore che preferiamo all'interno del nostro abitacolo e poi gestire anche le luci di cortesia, come anche la luminosità di questo bel display centrale. Il tutto è veramente comodo e intuitivo. In viaggio, vedete, abbiamo le info legate alla nostra media consumi e quindi anche un'ulteriore possibilità per migliorare quello che è il nostro stile di guida. Gestiamo poi i comandi navigazione e poi tutti i setting, che sono poi quelli legati anche agli aggiornamenti software. Come detto, la vettura si aggiorna in tempo reale grazie appunto al modulo dati di bordo. Veramente Tesla Model 3 ha fatto un passo avanti importantissimo con questa nuova generazione, la definirei. Non è soltanto un restyling, perché aggiunge veramente tanto all'auto. L'auto rivede completamente la sezione del tunnel centrale. Adesso abbiamo due slot, qui a sinistra possiamo collocare la chiave fisica dell'auto, quindi la tessera Tesla, qui a destra invece abbiamo uno slot per la ricarica dello smartphone. Abbiamo un bel vano
con una profondità generosa, vano completamente rivestito, ingresso da 12 volt, vano che può essere comodamente chiuso, doppio porta bottiglie bicchieri, anche qui c'è la possibilità di chiuderlo con un tocco, bracciolo centrale estremamente generoso con cucitura a vista, anche lui molto profondo, completamente rivestito con un ingresso USB tipo C per la ricarica. Che dire poi di questi sedili, che sono veramente comodi, avvolgenti il giusto nella sezione centrale, sono ventilati e riscaldati, io li preferisco in total black. Sicuramente l'abitacolo bianco è bello perché scenografico, perché valorizza l'auto, però lo trovo poi magari nel medio lungo periodo poco funzionale. Il nero sicuramente lo possiamo gestire meglio, ottenere più pulito. Uno sguardo poi ai pannelli porta, vi dicevo, luci ambiente, questa finitura soft touch, veramente l'attenzione al dettaglio anche nella parte bassa elevata. Ci sono poi le tasche laterali rivestite, fra le novità scompare la cassa audio che trovavamo lì sul montante centrale, adesso viene tutto spostato qui a livello del pannello porta e nella sezione alta. Lì c'è il vano porta oggetti, come si apre? Si apre dallo schermo oppure con il comando vocale. Apri vano porta oggetti. Eccolo là. Si apre, molto generoso, anche lui completamente rivestito all'interno. Uno sguardo al cielo dell'auto, spettacolare il tetto panoramico, scende tantissimo nella parte posteriore, c'è questo elemento centrale che è un elemento strutturale, secondo me non disturba, ci permette di avere comunque sicurezza e conserva la luce all'interno dell'abitacolo. Noterete il tetto comunque ha un trattamento specifico, per cui soprattutto nei mesi estivi più caldi non abbiamo problemi all'interno dell'abitacolo. Bello questo retrovisore interno completamente scorniciato, vi ho fatto vedere prima la telecamera interna, luci ambiente con comando touch e poi che belle queste alette parasole con una protezione che ricorda molto l'iPad, e la troviamo sia sull'aletta lato conducente che lato passeggero anteriore. Prima di andare dietro vi faccio vedere il pannello porta semplificato, non ci sono appunto comandi per la gestione degli specchietti, tutto accorpato nell'infotainment centrale. Abbiamo il tasto di apertura degli sportelli, vedete, con comando fisico, ma qui poi c'è anche un tasto di sblocco in caso di emergenza. Mi porto a mostrarvi l'abitabilità posteriore, c'è veramente tantissimo spazio, il passo di 2,90 m permette a questa Model 3 un'abitabilità posteriore generosissima. Anche qui la maniglia è a scomparsa, avrete notato che il vetro sia davanti che dietro fa un piccolo scatto, scende nel momento in cui apriamo la porta, avrete notato il dettaglio dei doppi vetri sia davanti che dietro, insomma tutte le vetrature sono state raddoppiate per insonorizzare completamente l'auto. Vi faccio dare uno sguardo all'abitabilità, adesso ho arretrato completamente il sedile lato guida, effettivamente mi resta spazio per le ginocchia, io sono alto 1,80 m, viaggio tutto sommato comodo sia a livello di ginocchia sia a livello di testa, perché non tocco con la testa il cielo dell'auto, anzi l'assenza qui di un elemento fisico ci permette di avere comunque ancora più spazio per la testa. Luci ambiente che sono incorporate in questo elemento strutturale, qui c'è un comodo gancio porta abiti che è presente su entrambi i lati, qui c'è peraltro lo spazio per riporre degli oggetti. La novità è l'arrivo di questo schermo da 8 pollici per gli occupanti della seconda fila di sedili, schermo dal quale gestiamo il climatizzatore, direzioniamo il clima, comodissimo nella interazione. Abbiamo poi la possibilità di riscaldare su tre posizioni anche i sedili della seconda fila, abbiamo la possibilità anche qui di gestire i media in riproduzione, ma anche di goderci un bel video, YouTube, Disney Plus, Netflix, sono a portata
di mano possiamo andare direttamente sul canale YouTube di autoprove.it per vedere il prossimo video. Veramente la fluidità anche di questo schermo sorprende, perché è notevolissima. Qui anche possiamo gestire i vari setting per collegare ad esempio le nostre cuffie all'auto. Doppia bocchetta per il clima, doppio ingresso USB tipo C per la ricarica. Pavimento che qua dietro è completamente piatto, questa è una grande comodità se si viaggia in 5. Sicuramente noterete che il pavimento dell'auto è abbastanza alto, quindi ho le ginocchia abbastanza sollevate. Questa è una caratteristica delle auto 100% elettriche, perché comunque le batterie sono integrate a livello del pianale. Qui si viaggia anche in 5, effettivamente in 5 siamo un po' sacrificati per una questione di ampiezza. Hanno rivestito comunque questa parte laterale, per cui nel caso in cui si viaggia in 5 c'è comunque ulteriore spazio a disposizione. Quinto posto che vedete si trasforma, perché abbiamo qui il bracciolo centrale con doppio porta bottiglie bicchieri. C'è un tema visibilità posteriore limitata, perché noterete i poggiatesta non sono abbattibili, c'è il montante molto generoso che tende a scendere nella parte posteriore, abbiamo il terzo finestrino, ma è più virtuale che reale, anche perché se fate caso c'è la cappelliera del bagagliaio praticamente in salita, quindi la visibilità posteriore è effettivamente molto limitata. Tesla Model 3 conserva il doppio bagagliaio, quindi c'è quello dietro più grande da ben 594 litri, c'è anche il bagagliaio anteriore. Lo apriamo dall'applicazione, lo apriamo col comando vocale. Apri bagagliaio anteriore. Eccolo qua, lo visualizziamo anche da qui, lo possiamo aprire con il comando touch. È un bagagliaio comunque generoso, perché 88 litri tornano effettivamente utili. La superficie è tutta rivestita, qui abbiamo il gancio traino in caso di emergenza, potremo usarlo per l'alloggiamento dei cavi per la ricarica. Ho aperto qua davanti anche per farvi vedere che qui c'è l'accesso al liquido dei tergi, e ci sono poi questi due pistoncini che rappresentano una dotazione di sicurezza importante, cioè in caso di impatto frontale vanno a dare un'inclinazione al cofano tale da proteggere eventuali pedoni coinvolti nell'impatto, e quindi è una dotazione di sicurezza veramente comoda. Vi faccio vedere il baule posteriore, 594 litri, vi dico, sono veramente tanti. L'apertura è elettroattuata, comodissima, c'è sicuramente un tema di scalino abbastanza generoso, ma dentro lo spazio è esagerato, guardate la profondità. Qua sotto poi c'è ulteriore spazio, guardate in quando andiamo in basso. Ci sono poi questi due vani laterali che tornano effettivamente comodi. Una cosa che vi voglio far notare è sicuramente l'impostazione del paraurti, quindi sia davanti che dietro non abbiamo i sensori di parcheggio fisici, possiamo dire così, ma la vettura sfrutta le videocamere per calcolare la distanza in centimetri dagli ostacoli. Vi dico che non è propriamente precisa nel calcolo. Altra cosa che vi voglio far notare è che qui all'altezza dei catarifrangenti abbiamo delle luci che vanno a replicare, quando appunto il bagagliaio è aperto, i fanali posteriori, quindi sia la freccia direzionale sia la posizione che la retro le troviamo riprodotte là sotto. Si tratta di una dotazione importante a livello di visibilità e sicurezza. Questa allora era la prova su strada della nuovissima Tesla Model 3 nella versione top di gamma, long range, batteria da 75 kWh e ben 498 cavalli nella configurazione dual motor a trazione integrale. Adesso però, come sempre, voglio sentire la vostra. Ditemi tutto quello che ne pensate qua sotto nei commenti. Scegliereste lei oppure la versione a trazione posteriore? Ditemi tutto nei commenti, perché leggo e rispondo volentieri a tutti. Prima di salutarci però, l'invito è quello solito: andate a curiosare in tutti i vari social di autoprove.it, i vari Facebook, Twitter, Instagram, seguite il blog che è sempre aggiornato con le ultime novità e curiosità dal mondo dei motori, ma soprattutto iscrivetevi a questo canale YouTube, perché ci troviamo sempre qui per la prossima prova su strada. Ciao!